Questo video è dedicato al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo, o meglio di Via Sant'Eodoro, che si trova a pochi passi dal Campidoglio e dal Circo Massimo, sotto la Rupe Tarpea del Palatino. L'omaggio è dovuto al fatto che ancora non si sblocca la situazione in Campidoglio, per cui il mercato così utile che si svolgeva il sabato e la domenica con i prodotti tipici pressoché a chilometro zero della nostra campagna laziale, non è reso possibile dalla chiusura imposta appunto dal Campidoglio e dal sindaco Raggi. Il mercato si svolgeva all'interno dell'edificio che è stato l'antico mercato ebraico del pesce, che si trova accanto alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Girato il 20 settembre 2014, vuole essere un omaggio postumo al mercato di Campagna Amica di Via Sant'Eodoro a Roma, un mercato molto utile per la cittadinanza capitolina, in quanto permetteva il sabato e la domenica di accedere ai banchi di prodotti agroalimentari del Lazio, quindi a chilometro zero. Dicevo, è postumo in quanto l'amministrazione capitolina praticamente da allora, 2014, a oggi non è riuscita a risolvere il problema burocratico per il quale ne ha dichiarato la chiusura. Come potete vedere nel video, sono i prodotti a farla da padrone: il carciofo di Cori, il broccolo romanesco, le puntarelle, il pomodoro di Trevignano, ma anche formaggi come il mitico carciofiore di Columella, la Marzolina, passando per le olive di Gaeta, i tartufi di Campoli Appennino, il miele, carni bovine, suine e il pesce fresco. Diversi sono i servizi disponibili, erano, bisognerebbe dire, sono i servizi disponibili al suo interno: animazione per bambini, degustazioni, piccola ristorazione, eventi socioculturali, punto informativo e accessibilità per i diversamente abili. Ai mercati Campagna Amica del Lazio tutti i prodotti in vendita sono coltivati allevati direttamente dagli stessi produttori presenti dietro i banchi. Si tratta di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole situate nel Lazio. Tutti i produttori sono associati a Coldiretti, associazione italiana di rappresentanza e assistenza in agricoltura. Ai mercati Campagna Amica del Lazio crostatine. Vabbè, no.
Grazie.
E purtroppo non posso bere il vino, mi piace ma non lo posso bere, quindi devo accontentarmi della bellezza delle bottiglie. Della... Certo, a volte va bene anche quello, la salute prima di ogni cosa. Infatti. La fase di allegagione che avevamo un tempo non favorevole, umidità eccessiva, pioggia, non fa girare il collo, anche se l'olive è autoimpollinante. Questa è la causa. Poi non ha fatto freddo questi mesi. E questa è una pianta che anche una settimana soltanto, se ha freddo, si ferma, come riparte il caldo? Le gemme si inducono non a fare il verde, ma a produrre frutto. E allora va bene. Però consideri che 4 anni fa fu una delle annate straordinarie degli ultimi 50 anni d'Italia. Spazio dove mettere le olive, ve lo dico con tutto il cuore, quindi stiamo pagando le pene di questa situazione. Io mi ricordo di notte dovetti chiamare un grossista che non serviva da anni, gli dissi: signor Cesare, mi dia una mano perché qui ho affittato tutti i magazzini che stavano lì, li ho affittati, so più dove mettere questa cosa. E lui mi mandò sulla motrice che caricava tutto, portò tutto il prodotto da lui, perché non avevamo più spazio. Un'annata particolare, considera una pianta mediamente fra 50-60 kg, noi togliavamo di media un quintale, 20-30 anni, alcune piante non erano i rami tentarono ad aprirsi e volevano mettere degli spadacci e dei puntelli per mantenerli. Speriamo che ritorni comunque. Bene, non vi preoccupate. Amor di Dio! Dopo pranzo con le vostre strade. Ecco. Sempre un dopodiché è qua. Grazie. Ecco, vedevo, ti metto. Bene, infatti noi lì alla saga del peperoncino siamo andati, però non abbiamo portato prodotti col peperoncino, abbiamo portato i prodotti questi certo qua. Anche se per esempio c'è si può fare, ecco, il formaggio col peperoncino, che non è male. Col peperoncino, come no, sì, abbiamo anche i salumi col peperoncino. Lei è calabrese? Sì. Infatti abbiamo iniziato poco tempo fa, qualche mese, forse un paio di mesi, non di più, una collaborazione con un'azienda calabrese, però non so il nome perché non sono io che mi occupo, che ci fornisce con l'anduia, la soppressata calabrese, quella bella piccante,
l'abbiamo messo appunto nel reparto delle collaborazioni. Certo. Estere. Esatto, estere. Tra l'altro, come tutte le cose che fanno male alla salute, da quando non ne posso mangiare troppo di formaggio, proprio ne mangerei a chili. Ma è sempre così. Sempre così. Beh, i nostri formaggi a maggior ragione non li può mangiare, perché noi lo facciamo con il latte crudo, quindi è un formaggio ancora più saporito, però più grasso rispetto al formaggio grasso. Certo. Deve andare sui primisali, sulle ricottine che sono formaggi magri. Però è un sacrificio comunque, perché No, il discorso è sempre comunque anche quello della quantità, perché ecco, se mi dice un assaggino, una cosettina, poco, piuttosto male non fa fine, insomma, uno riesce pure a... Allora, io gliel'ho messi qua, se li vuole assaggiare, E beh, visto che ci so, tanto non mi farà certo, mi fa morire certo, non ho lo shock anafilattico, insomma. Assaggi, questi sono tre diversi tipi di caciotte. Questo è di vacca, mentre tutto il resto è bufala dolce e bufala piccante. Questo è molto buono, infatti. Ciao. Ho fatto un bel giro. Alla grande. Un po' di spesa. Quello è il minimo. Il minimo. Bello, vero? Beh, già la guardo quinta volta il giorno, poi tutte le volte c'è qualche iniziativa. Comunque mi fa piacere se mi mandi il video. Certo, sicuramente, okay. Sicuramente poi ci risentiamo, ci rivediamo, perché insomma. Interviste, cose, anzi. Ben vengano. Certo, va bene. Buona giornata.